Nello scorso video ci siamo lasciati con la partenza dal Casale Isola per raggiungere le cascate del Toce. Purtroppo le previsioni meteo non erano delle migliori, quindi decido di percorrere l'autostrada e vedere di arrivare il prima possibile per evitare la pioggia prevista nel primo pomeriggio. Purtroppo non sono fortunato e pochi chilometri dopo la partenza mi imbatte in un forte temporale che mi costringe a mettermi l'antipioggia. Una volta lasciata l'autostrada, inizia a percorrere una strada immersa nel verde con cascate spettacolari a destra e a sinistra e piccole borgate tipiche montane. Sembra quasi di essere in Austria. Poi tutto ad un tratto, come per magia, appare davanti a me uno spettacolo della natura. Eccomi finalmente arrivato alla famosa cascata. Una volta arrivati in cima e parcheggiata la moto, la pioggia che mi aveva lasciato in pace gli ultimi chilometri decide di non darmi più tregua. Scatto un paio di foto e decido di andare a pranzo con la speranza che la pioggia smetta. Grazie. Grazie.
Andiamo a vedere la Faserona dopo il temporale come sta. Povera piccola. Lasciato il ristorante, la pioggia ha smesso, ma la visibilità è pessima, quindi la mia speranza di far volare il drone è svanita. Però comunque un piccolo volo decido di farlo ugualmente. A questo punto decido di puntare le ruote verso il passo dello Stelvio, ma la pioggia non mi vuole dare tregua. Stanco di mettermi l'antipioggia, decido di proseguire senza, sfruttando la semilaminatura del completo Clover, che contro tutte le mie aspettative mi ha lasciato asciutto.